Ciao a tutti, sono Spiga, e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Hitman Absolution. Allora, siccome non mi ha salvato il checkpoint, quello appena più avanti di qua, avevo iniziato a uccidere le persone, ma ho allarmato tutto l'ospedale e quindi sono un po' nella cacca, ecco. Ho soltanto queste armi, ho soltanto queste munizioni, vorrei dire. Tutte le persone che ce l'hanno con me sanno che esisto, quindi non credo che durerà a lungo, però comunque volevo giocare con voi. Oh cazzo, dov'è che mi ha visto? Boom! Merda, però sanno dove sono. Allora, come vedete, sono nella cacca sino al collo. Ho delle armi, cioè ho un'arma abbastanza figa. Boom. E poi sono molto bravo, quindi niente, però. Dovete morire tutti, bastardi! Ora devo soltanto correre. Ah, checkpoint, non lo posso attivare. Bene, bella merda, tanto non me l'avrebbe attivato comunque. E mi devo rubare una loro arma. Quest'arma è bellissima. Comunque. Vediamo un po' cosa si può fare. Allora, potrei avanzare qui, ma ci sono delle persone, quindi devo leggermente ucciderle. Cazzo, ho sprecato un colpo. Poi, qui dietro è pieno di altra gentaglia. Muori! Ok, calmi. Oh cazzo. No! Ok, ho una mitraglia. Ho una mitraglia. Sì, lo so, la chiamo mitraglia quando non è il suo nome esatto, però chi se ne fotte. Allora. Eccola dove arriva. What? Posso avanzare leggermente? Non troppo perché sennò mi inculano. Ho paura. Un altro fusibile. Vai, prendiamo questo fusibile. E uccidiamoli. Un estintore. Non credo ci possa essere utile. Oh cazzo, c'è qualcuno dietro di me o sbaglio? Oh cazzo. Oh cazzo. Boom. Ok. Calmo. Calmo. Ok, sono morto praticamente, quindi. Quasi quasi mi suicido. Dai! Oh, che palle. Oh, cazzo. Forse ce la posso fare, se comunque. Dai, è rimasto soltanto una persona. Non posso non farcela. Sei qua? Boom! Ok, cioè ok un cazzo, lo so, però dico ok. Ora posso andare ai miei obiettivi con molta tranquillità, più o meno. Anche se ormai sono. Allora, mi serve arme. Zug. Sì, mi piace. Mi piace. Ok, apri questa merda. Mi serve anche un'arma da corpo a corpo. Cioè un'arma. Non da corpo a corpo. Ma che cazzo sto a dire? Ok. Ho bisogno di. Cosa ho bisogno? Cosa c'è qui? Un altro fusibile, perché in questo ospedale si divertono a lasciare fusibili in mezzo alla merda, proprio così, a cazzo. In una scrivania di una cetazione, naturalmente c'è un fusibile, vabbè. Poi, l'ultimo fusibile, boom! E poi, se possibile, non è che potrei essere curato, tipo. Di solito ci sono i medikit. Cioè, giusto! C'è un medikit all'entrata, cioè, non all'entrata. All'inizio del livello, in quell'altra stanza dell'ospedale. Oh merda, mi sto perdendo. Aspettate, aspettate. Se riesco a tornare dove ero prima. Ecco. Devo tornare per forza indietro perché c'era un medikit, se non erro. Ah, mi ricordavo. Primo soccorso. Olè. E siamo di nuovo in perfetta forma. Mamma mia. Ok, ora possiamo andare al nostro obiettivo che si trova in basso. Ah, mamma mia, sono stanchissimo. Perché voi non lo sapete, ma prima di registrare questa puntata ho avuto tanti di quei problemi con il programma, con il software per registrare. Perché non ho capito per quale motivo, insomma, aveva messo il gioco. Oh cazzo.
avevamo messo il gioco in una roba per, come dire, per ignorarlo, insomma. E sì, vabbè, grazie, al cazzo l'ho già fatto. Tira la leva. Boom. Oh cazzo, fa tutto solo. Vai, ok. Che cazzo, questo è l'ascensore. Porca puttana! Ribelli, forza, ribellati, fighetta! Ehi, Wade! Ne voglio un po' anch'io! Mo ti uccide. Sta a sentire, cocco di papà. Hai sventolato quel cosino in giro per tutto il giorno, vero? Sta zitto, Wade! No, anche la suora! Ti credi un vero duro, Lenny? Un duro? Basta, avanti, bello, sei un duro? Forza! Fatti sotto, campione. Avanti, no, andiamo. Ok, ti faccio vedere io. Sta zitta, troia. Oh. Altrimenti ti apro un buco in pancia. Sentito, gente? Ci conviene fare spazio a Lenny Pallemosce. Avanti. Sai una cosa, Wade? Vai, vai a fondo. Oh, cazzo. Ha le mani sporche di sangue, Wade. Avete visto? È proprio esplosa come un melone. Lenny! Non posso crederci. Beh, ci penseranno gli adulti a ripulire. Voi bastardi. La mia amica suora. Ok, basta. Oh cazzo, come ci sono arrivato qui? Ok, abbiamo la ragazza. E ora? Andiamocene. Restiamo qui finché non lo dice Wade. E senza sballarci. No. Boom. Voi non avete visto niente. In effetti non avete visto niente. Oh cazzo, dove... Esci da questo riparo, porca puttana. Dammi quest'arma, cazzo. Voglio quest'arma. Prendila. No. Non posso prenderla. Che palle. Andiamo avanti verso il nostro obiettivo. Da dove razzo devo passare? Corpo nelle vicinanze. Vabbè, non credo che le vedrà qualcuno, visto che nessuno passa in questo posto di merda. Allora, il nostro obiettivo è tutto diritto a destra, no, a sinistra in realtà. Allora, siamo qui. Ah, siamo vicini. Dietro a questo muro dovrebbero esserci i bastardelli di turno, che abbasseranno la cresta, e questo ve lo assicuro. Ora devo soltanto vedere in che modo farli smettere di respirare. Questo coltello mi ispira, ma non troppo, nel senso... Oh cazzo, no, non hai visto niente, ve lo giuro. Sì. Sei morto, caro. È davvero così scemo? Così deficiente? Aiuto. Adesso arriva l'amico che mi uccide. Sì. Grazie per l'arma. Voglio l'arma. Perché non mi fa prendere le armi fighe? Ok, ho capito. Devo prendere questo coltello. Tanto mi state uccidendo da mezz'ora con questa pubblicità occulta. Prendi il coltello, prendi il coltello. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Prova. Sì, va bene. Prova rimossa, 1300 punti circa. Sentivo le urla eppure non c'è ancora la ragazza. Qua sono un po' di più però. Oh, porca paletta. Però se mi faccio vedere un pochino, leggermente. Wow, che figata. Allora, sono in due qui. Ok, adesso non sono più in due. Perfetto, posso scendere. No, no, intendevo tipo scendi da questo posto di merda. Ok, andiamo avanti. Mamma mia, che fatica uccidere la gente. No, in realtà no. Andiamo avanti. Il nostro obiettivo è qua dietro, ma non fa entrare perché probabilmente è pieno di gentaglia di merda. C'è una porta. Apri. No, ma fai un pochino più di casino, sai com'è? Oh, porca puttana. Oh porca merda. Sei morto. Se ti affacci sei morto. Sai che sei morto? Te l'hanno mai detto che sei morto? Esci da questo nascondiglio di merda. Allora, c'è un bastardello che ci vuole uccidere. L'abbiamo capito. Siamo usciti da quella porticina là di merda. E Wade, il nostro caro assassino di merda, ci stava aspettando e ci vuole uccidere. Qua c'è una caldaia. Non morire.
Si è nascosto dietro questo muro, però non c'è più. E seguendo... Oh, questa è la ragazza, la uccido. Cassonetti. Mi serviranno per nascondere i cadaveri di questi bastardi. Puttana troia, mi son cagato. Volete vivere per sempre? Prendi questo, svitato. Che cazzo succede? Prendi questo, stronzo. Ehi. Oh. What the fuck? What? Non mi facciamo muovere. Ma che cazzo sta succedendo? No, no, questo non l'ho capita sinceramente. Ma che cazzo, sono morto. Vabbè, a questo punto ne parliamo nella prossima puntata. Io sono Spigarantotto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spigarantotto.ml o su Facebook digitando facebook.com/spigarantottoofficial. Io sono Spigarantotto, ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo video di questo bellissimo gioco di cui non ricordo il nome. Ah, Hitman Absolution. Ciao. E tu fuck you, bastardello.